Sono il consigliere Montesi Maurice, vicepresidente della commissione speciale di studio dei consorzi, e qui abbiamo il consigliere Centone Simone del partito Cambiamo, io di Fratelli d'Italia. Siamo stati qui stamattina, ci hanno avvertito dei cittadini che c'erano lo smontaggio delle sbarre di questo consorzio e siamo venuti subito io e il consigliere Centone per capire quali erano le situazioni, perché insieme ai consiglieri di minoranza avevamo fatto sia nel consiglio comunale che fu votato l'acquisizione delle opere, avevamo contestato questa operazione, ma non nei fatti ma nei modi. Nei modi, perché non capivamo cosa andavamo a acquisire. Oggi qui c'è il presidente che dice delle cose che io vorrei, ecco, che lei giornalista riprenda, perché dice il presidente che l'acquisizione non è delle strade. Presidente, ci dica lei cosa hanno acquisito. Allora, presidente. Antonio Di Murro, presidente Pro Tempore del Consorzio Dottor Lorenzo Vito. Il comune, con l'atto di... ha acquisito con un atto delle particelle dell'ex SIM. Ad esempio, non ha acquisito le strade. Su questa via Renea ha acquisito un viottolo di 1,5 metri al centro. Quindi ci facciano capire come si può gestire un viottolo di 1,5 metri che non rientra in nessun diciamo, dispositivo di legge dove una macchina può passare. Quindi, come entravano prima a piedi e con le macchine, perché abbiamo sempre fatto entrare tutti, rimarranno sempre lo stesso, perché c'è 1,5 metri. Quindi ora la richiesta esplicita, quindi cosa chiedete comunque all'amministrazione? Sappiamo che comunque è un problema che riguarda comunque un po' tutta la costa, e negli anni è venuta anche Striscia Notizie e tante altre realtà. Sì, ma loro hanno fatto già un atto, mi scusi che interrompo, entro a gamba tesa. Sì. Nel 2000 hanno fatto un atto di acquisizione di queste sbarre, che è stato fatto un ricorso al TAR e il comune ha perso. E quindi, cioè, voglio dire, loro ritornano su certi passi per fare delle cose avventate. C'è una controproposta ora da parte del consorzio? No, ci dobbiamo mettere a sedere con chi sarà il futuro, la futura parte politica, che il 29 maggio ci saranno elezioni e discuteremo di tutto quanto. Simone Centore. Beh, sicuramente quello che è stato fatto un consiglio è... Sicuramente quello che è stato fatto un consiglio, come tutta l'opposizione si è opposta, ma più opposta non a quello che era la disposizione di togliere le sbarre e acquisire le strade, ma era il modo, dove non era chiaro, dove non capivamo cosa andavano ad acquisire e dove non abbiamo avuto un parere tecnico e legale da parte anche del consiglio, della segretaria comunale. Ricordo bene il mio intervento dove ho chiesto un parere della segretaria comunale per chiarire a tutti i consiglieri e mettere anche in modo anche l'opposizione di votare a favore o contro, e ricordo benissimo che non è stato dato modo alla segretaria di dare un suo parere. Pertanto abbiamo votato tutti quanti contro e la maggioranza se l'è votata da sola. Oggi abbiamo questo problema, i cittadini all'interno della sbarra sono in subbuglio, il presidente giustamente vuole chiarezza e questa mattina sembrerebbe che andrebbero a togliere queste sbarre per rendere fruibile il consorzio, ma non sappiamo poi realmente la validità e quanto è giusto quest'atto e chi lo paga. Quindi ci saranno sviluppi in consiglio comunale, almeno da parte dei due partiti, diciamo? I Fratelli d'Italia sì, sicuro, saremo lì a fare il nostro dovere. Da consiglieri comunali chiederemo chiarimenti. Abbiamo fatto una PEC, è stata fatta dalla consigliera Tarantino, firmatari Fratelli d'Italia Montesi Maurice e per la Lega Franco Marcucci, dove chiediamo una commissione consorzi speciale di studio per capire cosa abbiamo acquisito al patrimonio comunale, perché sicuramente andremo a pagare dei danni, io almeno credo, perché questo modo di fare è così strano, di arrivare a acquisire, giusto che sia, ma in un modo disumano, perché questo discorso di entrare in una proprietà privata, come mi viene segnalato anche dal Presidente, ritengo che ci vogliono delle forme di rispetto. Stamattina leggevo anche sui giornali, c'è un articolo del giornalista Centore che ribadiva che questa operazione è stata fatta su qualche discorso politico ma non amministrativo. Chiedo solamente che venga fatta
chiarimento in consiglio comunale, nel prossimo bilancio il sindaco, il presidente del consiglio, il presidente Passeretta, venga a spiegarci qual è l'azione che abbiamo fatto, che loro hanno votato, ma noi diciamo l'operazione può essere anche giusta, ma vogliamo sapere che cosa abbiamo acquisito. Parzialmente abbiamo acquisito delle piccole particelle, parzialmente abbiamo acquisito dei spazi all'interno del consorzio, e portiamo chiarezza, non facciamo danno al nostro paese, che facciamo danno ai nostri cittadini. Grazie.